Inizia a suonare la chitarra da zero, normalmente una delle prime cose che impara sono gli accordi. Gli accordi che cosa sono? Sono dei gruppi di note suonate contemporaneamente, lo faccio diciamo semplice e stringata. Ad esempio, questo è un accordo, come puoi sentire sono più note che suonano insieme. Gli accordi a cosa servono? Normalmente servono ad accompagnare delle canzoni. Quindi, come ti dicevo prima, normalmente chi imbraccia una chitarra la prima volta normalmente inizia con gli accordi. Quindi in questo video ho deciso di farti vedere i primi accordi che normalmente si imparano sulla chitarra. Sono gli accordi cosiddetti in prima posizione. In prima posizione cosa significa? Che sono fatti in questo segmento di manico, al primo capotasto. Normalmente sono qua. Ok? La caratteristica di questi accordi è che utilizzano anche le corde a vuoto. Cioè, io vado a premere con alcune dita delle note e altre note sono le corde libere. La cosa importante è che devi memorizzare su ogni accordo come sono messe le dita della mano sinistra, quali corde devi suonare con la mano destra e soprattutto ti ci vuole molta pazienza, perché magari se sei proprio all'inizio questi accordi non ti suonano subito così, magari possono suonare così. Ok? Quindi devi cercare di farli suonare al meglio, controllando che cosa? La posizione corretta delle dita, devi stare attento che la ciccia delle varie dita non vada a stoppare la corda sotto, quindi queste sono le cose a cui devi prestare più attenzione. Le dita normalmente devono essere tenute a martello, quindi devono premere la corda in questo modo, non devono spiaccicarsi, così c'è la falange e non si deve piegare. Queste sono alcune cose che devi, a cui devi prestare attenzione. Bene, iniziamo, andiamo a vedere questi accordi in prima posizione. Allora, questo è Do maggiore. Questo è l'accordo di Do maggiore. Si suona dalla quinta corda in giù, quindi da qui in giù. Ecco qui, Do maggiore. Poi abbiamo Sol maggiore. Si suonano tutte e sei le corde. Il Sol maggiore lo possiamo anche eseguire con questa diteggiatura, quindi mettendo il dito 3 sulla sesta corda, il dito 2 sulla quinta e il mignolino sulla prima, in questo modo. Quindi o così, in realtà vado a premere le stesse corde ma con dita differenti, non cambia nulla, è sempre Sol maggiore, lo stesso tipo di accordo. Quindi vedi tu come preferisci farlo. Diciamo che con questa diteggiatura, cioè quella dove uso il mignolo, ti aiuta poi quando eventualmente farai dei cambi, ad esempio tra Sol maggiore e Do maggiore, a farli in modo più, diciamo così, più veloce, perché come vedi le dita sono già messe in modo tale da fare meno movimenti possibili per passare al Do, perché se lo faccio così il Sol, per passare al Do, come vedi, devo girare completamente la mano. Però ti ripeto, non cambia nulla ed è corretto anche farlo così, assolutamente. Quindi Sol maggiore, si suonano tutte e sei le corde. Re maggiore, invece, questo, si suona dalla quarta corda in giù. Quindi questo è Re maggiore. Poi La maggiore, dalla quinta corda in giù. Come vedi, questo accordo ha la particolarità di avere le dita, dita 1, 2 e 3, che sono praticamente sullo stesso tasto, quindi al secondo tasto, però sono una sulla quarta corda, una sulla terza e una sulla seconda corda. Quindi devono stare più o meno in fila sullo stesso tasto, quindi qua devi cercare con la mano di metterle in posizione tale perché rimangano circa in fila. Quindi in questo caso, ad esempio, nel caso di questa chitarra qua dove il manico è abbastanza stretto, paradossalmente faccio più fatica a fare questo accordo perché appunto ho poco spazio. Se il manico fosse leggermente più largo farei meno fatica a fare La maggiore. Quindi La maggiore si suona dalla quinta corda in giù. Poi Mi maggiore,
eccolo qui, qua si suonano tutte le corde, quindi tutte e sei le corde, dalla sesta corda in giù. Questo è l'accordo di Mi maggiore. Invece questo è Mi minore. Si suona anche questo dalla sesta corda in giù. Come vedi, il Mi minore utilizza solo due dita. Il dito 2 e il dito 3. Che sono rispettivamente il dito 2 sulla quinta corda al secondo tasto e il dito 3 sulla quarta corda al secondo tasto. Come vedi, la differenza tra Mi minore e Mi maggiore sta solo qui, in questo dito, nel Mi minore, nell'indice, non viene usato. Mentre se ti ricordi, nel Mi maggiore veniva utilizzato sulla corda 3 al tasto 1, così. Questo è Mi maggiore. Tolgo il dito 1, quindi le altre dita rimangono esattamente dove sono, e ottengo Mi minore. Mi ripeto, come il Mi maggiore, il Mi minore viene suonato dalla sesta corda in giù, quindi si suonano tutte e sei le corde. La minore viene suonato dalla quinta corda . Questo è La minore. Come vedi, la, diciamo così, la formazione delle dita ricorda molto quella di Mi maggiore, solo che Mi maggiore sono sopra di una corda. Ti faccio vedere, non ti voglio confondere le idee, ma se io sposto tutto su di una corda ho il Mi maggiore, se scendo di una corda mantenendo le dita nella stessa configurazione, però una corda tutte sotto, ho La minore, ok? Quindi questo è La minore, si suona dalla quinta corda in giù. Re minore si suona dalla quarta corda in giù. Eccolo qui, questo è l'accordo di Re minore. Poi abbiamo l'accordo di Sol settima. Eccolo qui, l'accordo di Sol settima è questo, e viene suonato dalla sesta corda in giù, quindi vengono suonate tutte e sei le corde. Re settima, questo è l'accordo di Re settima, si suona dalla quarta corda in giù. Eccolo qua, Re settima. Do settima, eccolo qui. Allora, l'accordo di Do settima, se presti attenzione, è identico all'accordo di Do maggiore che abbiamo visto prima. Do maggiore era così, dove in più aggiungiamo il dito mignolo sulla terza corda al terzo tasto. Ecco qui, Do settima, si suona anche questo dalla quinta corda in giù. Poi La settima, eccolo qui. Anche questo si suona dalla quinta corda in giù. Guarda, è uguale al La maggiore che abbiamo visto prima, dove però dobbiamo togliere il dito 2, cioè quello che sta al centro, così. In questo modo abbiamo il La settima, si suona, mi ripeto, anche questo dalla quinta corda in giù. Lo puoi suonare così o anche con questa diteggiatura, uguale. Poi l'accordo di Mi 7, Mi settima, anche questo si suona dalla sesta corda in giù, quindi suonano tutte le corde. Come vedi, è uguale all'accordo di Mi maggiore, ok, che abbiamo visto prima, dove andiamo ad aggiungere il mignolo sulla seconda corda al terzo tasto. Mi settima. Questo invece è Si settima. Si suona dalla quinta corda in giù. Eccolo qua, Si settima. Questo invece è La minore settima. Si suona dalla quinta corda in giù. Questo, come vedi, è uguale all'accordo di La minore che abbiamo visto prima, dove togliamo il dito 3. Ok? Togliendo il dito 3 ottengo l'accordo di La minore settima, quindi da La minore via il dito 3, La minore settima, dalla quinta corda in giù. Re minore settima, dalla quarta corda,
attenzione, sul re minore settima abbiamo un mini barré, cioè significa che con un dito premiamo più corde. In questo caso col dito indice, esattamente con la falange, la prima falange del dito indice, vado a premere due corde, che sono le prime due, la prima e la seconda corda al primo tasto. Poi ho il dito 2 sulla terza corda al secondo tasto e suono dalla quarta corda in giù. Questo è re minore settima. Mi minore settima. Eccolo qui. Si suona dalla sesta corda in giù, quindi si suonano tutte e sei le corde. È uguale al mi minore. Questo era mi minore, dove andiamo ad aggiungere il mignolo sulla seconda corda al terzo tasto. Dalla sesta corda, mi minore settima. Bene, abbiamo visto un certo numero di accordi. La cosa che ti consiglio io è questa. Imparati una posizione per volta. Di ogni singola posizione devi impararti appunto la diteggiatura, quindi la posizione della mano sinistra, cioè dove vanno le dita, lo devi sapere a memoria. Quindi se ti dico mi, mi maggiore, è questo. Do maggiore, è questo. L'altra cosa che devi sapere, oltre alla posizione della mano sinistra, è da dove devi suonarli. Ad esempio, mi maggiore dalla sesta corda in giù. Do maggiore dalla quinta corda in giù. Come ti ho fatto vedere prima nella presentazione degli accordi. Quindi queste sono le due cose a cui devi prestare maggiormente attenzione. Immagino che se all'inizio, come ti dicevo anche prima, subito non suoneranno benissimo questi accordi, potrai sentire cose di questo tipo. Devi prestare quindi attenzione che le corde vengano premute correttamente con la mano sinistra e che tu non vada a toccare con le dita che stanno premendo le corde sottostanti. Quelli normalmente sono i primi problemi che escono subito fuori quando si iniziano a fare gli accordi. Altra cosa, potresti avere fastidio alla mano sinistra, quindi ti consiglio assolutamente di provarne un po', poi quando senti prima di arrivare al dolore vero e proprio, smetti prima, assolutamente, tira via la mano e riposati un quarto d'ora, eccetera, eccetera, poi magari riprendi. Ovviamente non esistono solo questi accordi, quelli che ti ho fatto vedere qui sono in prima posizione, cioè in questo segmento di tastiera, poi ne abbiamo tantissimi altri. Però imparandoti questi inizierai sicuramente ad avere già dimestichezza con questo tipo di accordi e iniziare a suonare le prime canzoni. Bene, se questo video ti è piaciuto, condividilo, permetterai a me di fare altri video da poter pubblicare. Intanto ti ringrazio e ci vediamo alla prossima.